Fase 2, telelavoro e printing. Quali sono gli impatti? Siamo qui con Riccardo Scalambra, Corporate Sales Manager di Epson Italia, per discutere di questi aspetti. Come noto, il telelavoro, dovuto all'emergenza coronavirus, è stato un po' adottato di corsa in fretta e furia da molte aziende, che però negli anni avevano anche fatto molti investimenti per ottimizzare la stampa al loro interno, e adesso invece si trovano con i dipendenti un po' sparsi sul territorio, che magari hanno queste stampantine che si sono comprate nel corso degli anni, che all'acquisto sono economiche, ma poi come gestione hanno costi piuttosto elevati, e quindi bisogna far fronte a questa situazione. Adesso che siamo nella fase 2, come sono le soluzioni che le aziende possono adottare per ovviare agli inconvenienti dovuti a questa situazione? Buongiorno, buongiorno Edoardo, grazie della domanda. Sì, effettivamente l'impatto del coronavirus sulle organizzazioni aziendali è stato molto repentino, in un orizzonte temporale brevissimo, ha costretto a rivedere quelle che sono le abitudini di lavoro che abbiamo finora implementato. E questo riguarda anche la stampa, naturalmente. Siamo passati da un modello di stampa centralizzata, disegnato sull'ambiente ufficio, che è stata la conseguenza di anni di efficientamento appunto di quelli che sono i flussi di printing e di workload all'interno dell'ambiente ufficio, in un ambiente completamente diverso, che ora comprende anche le case dei nostri collaboratori. E questo è stato fatto in una maniera molto veloce, molto repentina, perché da un giorno all'altro ci siamo ritrovati a dover operare in questa nuova situazione di mobilità, pur dovendo appunto garantire la produttività che normalmente abbiamo all'interno dei nostri uffici. Questo che cosa ha significato? Ha significato che tutto quel processo di printing che è stato disegnato per operare all'interno dell'ambiente office immediatamente si è modificato. Quindi i volumi di stampa che finora sono stati prodotti all'interno degli uffici, si sono spostati anche all'interno delle nostre case in questa situazione di remote working. E se lo smart working proseguirà anche dopo la fase dell'emergenza sanitaria, magari non sarà neanche solo all'interno dell'ufficio, all'interno delle nostre case, ma sarà anche in una serie di ambienti ulteriori, tutti quelli nei quali opereremo per svolgere la nostra attività lavorativa. Ed effettivamente nella reazione di breve termine, molto spesso le persone si sono dotate in autonomia dei dispositivi per andare a tamponare la necessità di stampa a casa, oppure avevano già dei dispositivi domestici installati. E questo diciamo che ha determinato uno spostamento di volumi di stampa da degli strumenti, da dei dispositivi molto efficienti che sono presenti nell'ambiente ufficio, a dei dispositivi che presumibilmente non hanno lo stesso livello di efficienza e che sono presenti a casa. Ecco, in questa seconda fase vediamo come le aziende, questo è un feedback che gli stessi clienti ci stanno dando, inizino a interessarsi anche di come gestire questi dispositivi che sono a casa dei loro collaboratori, per permettere l'utilizzo di stampanti che abbiano un livello di produttività, quindi di specifiche tecniche, di qualità elevata e che siano molto più comparabili in termini di costi di gestione a quelli che normalmente ci sono nell'ambiente ufficio. Quindi le aziende iniziano a domandarsi come poter integrare all'interno dei servizi di stampa che normalmente hanno nei loro ambienti corporate anche tutto l'installato remote nelle case dei loro collaboratori. Ed è questa una delle prime domande con cui stiamo lavorando, a cui stiamo rispondendo in collaborazione con alcuni clienti. Quindi, alla luce della nuova situazione che si è venuta a creare, quali sono gli aspetti più importanti? Cioè, qual è l'importanza generale del costo di gestione di tutta la fase di stampa? Il costo di gestione è sicuramente uno degli aspetti più importanti e, se vogliamo, anche più critici da analizzare in questa nuova gestione del parco stampanti distribuito. Essenzialmente, l'ottimizzazione dei costi di gestione che si è fatta negli anni in ufficio ha portato ad un design del parco printing,
ormai molto ben efficientato, che permette di utilizzare dispositivi altamente produttivi con bassissimi costi di gestione. Che cosa avviene adesso? A che cosa stiamo assistendo? Che cosa ci raccontano i nostri clienti? Ci raccontano che quei dispositivi altamente produttivi che sono negli ambienti ufficio, in questo momento hanno una produttività che non è più così allineata con i livelli pre-Covid e forse non lo sarà neanche una volta che l'emergenza sanitaria sarà conclusa. Quindi quei dispositivi con, diciamo, dei valori di capitale anche importanti, fatti per massimizzare i costi di gestione di elevati volumi di stampa, forse un domani non necessiteranno più di questi investimenti così intensi da un punto di vista di capitale, ma potranno anche essere dispositivi, diciamo, di una fascia un pochino più contenuta, perché i volumi di stampa e i costi che si vengono a creare sono inferiori rispetto alla fase pre-emergenza sanitaria. Allo stesso tempo, la stessa transizione avviene nell'ambiente domestico. Il dotarsi di dispositivi domestici in autonomia da parte dei collaboratori ha fatto sì che questi stessi collaboratori debbano di fatto sostenere una parte di costi per i volumi di stampa che generano a casa per scopo lavorativo che prima erano all'interno dell'ambiente ufficio. Allo stesso tempo, quando l'azienda inizia a domandarsi che soluzione trovare per il printing remoto dei propri collaboratori, nelle soluzioni che deve identificare è naturale che cercherà di identificare delle soluzioni che permetteranno di sostenere dei costi di gestione nella stampa remote che siano assimilabili a quelli che l'azienda ha tipicamente nell'ambiente ufficio, per non aggravare il total cost of ownership attraverso questa transizione da volumi di stampa in ufficio a volumi di stampa remote. E per questo il tema dei costi di gestione diventa fondamentale perché il nuovo design del parco stampanti che comprenda sia l'ufficio che la casa deve essere per l'azienda un'operazione che mantiene quelli che sono i costi di gestione che aveva preventivamente e che naturalmente non li va ad aggravare. E quindi quali sono le soluzioni che si possono proporre in concreto alle aziende? Per questo motivo, come Epson, stiamo lavorando in una duplice direzione. All'interno degli ambienti uffici portiamo una tecnologia che si chiama Workforce RIPS, ovvero Replaceable Ink Pack System, cioè prodotti che non utilizzano più degli inchiostri tradizionali, ma delle vere e proprie sacche di inchiostro con costi di gestione molto, molto competitivi anche su fasce di prodotti come multifunzione A4, quindi diciamo con un valore del bene molto contenuto e allo stesso tempo abbiamo una soluzione che permette un total cost of ownership estremamente competitivo anche per l'ambiente remote a casa, ovvero la soluzione delle gamma EcoTank. Anche in questo caso l'azienda ha rivisto completamente quello che è il meccanismo di gestione dell'inchiostro portando un'innovazione importante, cioè andando ad utilizzare dei prodotti che hanno dei serbatoi di inchiostro ricaricabile, con tra l'altro delle capacità anche in questo caso elevatissime se comparate alla categoria. Tramite Epson Workforce RIPS ed Epson EcoTank, rispettivamente nell'ambiente office e nell'ambiente home, è possibile rivedere il parco stampanti secondo questa nuova ottica di printing distribuito in un ambiente smart working, andando a mantenere i costi di gestione estremamente competitivi, assolutamente allineati alle situazioni precedenti, anche se ora i volumi di stampa sono sviluppati in un ambiente molto più disaggregato. Ultima domanda, ovviamente anche in questa nuova situazione che si è venuta a creare rimangono sempre gli aspetti ecologici legati allo smaltimento dei materiali di consumo. Quindi cosa sono le soluzioni in questo campo? Sì, gli aspetti ecologici rimangono comunque fondamentali. Nelle tecnologie che ho citato precedentemente abbiamo dei fortissimi vantaggi
su tutti gli aspetti ecologici, dall'assorbimento di energia elettrica al fatto che le stampanti non utilizzano polvere di toner ma inchiostri liquidi, fino ad arrivare all'aspetto dello smaltimento dei rifiuti. Faccio due esempi concreti da questo punto di vista. Quando parliamo di Epson Workforce RIPS, stiamo parlando di prodotti che hanno delle sacche di inchiostro con delle durate fino a 86.000 pagine, che riducono drasticamente la quantità di rifiuti che si viene a generare e quindi efficientano il processo di smaltimento per le aziende. Quando parliamo invece di Epson EcoTank, quindi delle soluzioni remote, home, stiamo parlando di prodotti che utilizzano dei flacconi di inchiostro di plastica che sono veramente piccolissimi e che possono essere smaltiti direttamente nella plastica a casa, riciclati nella plastica, quindi senza nessun impatto nella gestione dei rifiuti. E questo va, diciamo, a completare anche l'aspetto ecologico di sostenibilità che i prodotti oggi sicuramente devono avere per gli utilizzatori. No, grazie davvero a Riccardo Scalambra di Epson Italia per essere stato con noi e alla prossima occasione. Grazie mille Edoardo, grazie Impresa City, alla prossima occasione. A presto, grazie.